Alberto Parodi, direttore del Forte di Santa Tecla, della Direzione Generale dei Musei Liguria. Ecco, il Forte adesso per Pasqua ci sarà l'infiorata, però poi riapre tanti, tanti eventi. Assolutamente sì, Forte Santa Tecla riapre dopo il periodo dei lavori svolti durante l'inverno, però riapre dal 1º maggio con tanti eventi, tante manifestazioni, tante mostre, alle quali speriamo i sanremesi accorrano numerosi. Questa volta, questa Pasqua, purtroppo riusciamo ad aprire solamente con questa bellissima installazione voluta da Sanremo On, che ci ha coinvolto già nella fase di progettazione, ma che è un preludio a quello che ci aspetterà durante la primavera estate. Quest'anno niente cari fioriti, però il fiore torna nella città dei fiori. Si parte con una serie di eventi prima e dopo e durante Pasqua. Esatto, il fiore protagonista, nonostante appunto non ci siano i carri fioriti, si è deciso con la collaborazione di Sanremo On, che ringraziamo, di dedicare questa Pasqua ai fiori con di diversi eventi, l'infiorata nella Pigna, a Villormont, sarà più preciso l'assessore al turismo che ne sa più di me. Io come assessore alla cultura vi veramente invito ad andare nella Pigna, nella nostra città vecchia, perché già è affascinante normalmente, in più ricca di fiori, di colore e di profumi, è veramente una cosa magica. Quindi assessore al turismo Faraldi. È un percorso che tutti sono invitati a fare, da Santa Tecla, dove c'è la composizione florale oggetto dell'inaugurazione di questi 4 giorni, alla Pigna, dove ci sono i balconi infiorati, all'infiorata vera e propria in Piazza Mameli, fino al Casinò, in cui si esibiranno personaggi per i concerti e nelle serate dedicate. E poi i giardini del Casinò, che saranno anche a tema, nel senso creiamo un percorso per cui tutta la gente che verrà a Pasqua in vacanza, in soggiorno a Sanremo, possa essere coccolata dai fiori, capire veramente che Sanremo è la città dei fiori e darci così la possibilità di avere un biglietto da visita adeguato.